Allora, che non interverrò dal punto di vista tecnico, se non rammentando che la risonanza magnetica deriva dall'NMR, scientificamente partito dall'università, ricerca universitaria di chimica e metallurgia, e da lì parte. E guarda caso, come diceva il collega Vistosi, non tutte le risonanze magnetiche sono uguali, non tutte hanno la stessa potenzialità, non tutte sono utilizzate allo stesso modo. Tant'è vero che anche l'azienda sanitaria di Udine, visto e considerato che le sue risonanze magnetiche le ha dedicate in primo luogo alle proprie attività interne, facendo, questo lo dico per essere coinvolto, demandando ad altre strutture quelle che erano le indagini di risonanza magnetica su persone che avevano sempre fatto la risonanza magnetica ordine e si sono tutelati per adesso con una struttura sola, con la congruenza delle risonanze magnetiche, che non è una cosa di poco conto, perché se due sistemi non usano la stessa, chiamiamola, procedura per la risonanza magnetica, si rischia di non individuare ciò che è indispensabile preventivamente individuare. E qui chiudo il mio intervento tecnico, perché ripeto, ho toccato per con mano. Quindi, per fare un discorso politico, ricordo che qui noi non siamo solo politici, ma siamo amministratori. Praticamente io parto sempre con la Costituzione in mano e quindi con il livellamento delle possibilità e che i cittadini sono tutti uguali politicamente. Discriminare sulla salute non è possibile, non è previsto. Tutti hanno accesso allo stesso sistema, non alla stessa qualità di assistenza. Poi, le polemiche. Io non le chiamerei polemiche. Io le chiamerei paura dei voti, o del numero dei voti che si possono accedere o perdere, acquistare o perdere. La polemica con Gemona, ma non esiste proprio. Ma perché Gemona ha persino una, no? Un corso di laurea, con mezzo non ce l'ha e non lo possiamo neanche fare? Abbiamo per caso colpevolizzato Gemona di avere un corso di laurea, con mezzo no? Quindi le battaglie fra poveri sono queste. Invece le battaglie vere sono quelle che vanno ad incremento, non a decremento. Quindi se Gemona oggi o in futuro, non lo so se è possibile, ha una battaglia da fare, troverà giusta, logica, che è legata alla sua realtà, avrà tutto l'appoggio dalla Carnia e da Tormezzo. Non vedo perché Gemona debba fare polemiche sull'installazione di una risonanza magnetica che, come detto giustamente, le va a puntino, perché può distribuirsi la popolazione su quattro, non su una, ma su quattro risonanze magnetiche, in termini di raggio chilometrico molto, molto accessibile, perché servito da autostrade, mentre la Carnia tutto questo non ha. Allora, il principio di sussidiarietà dove sta? Anche il famoso concetto di welfare
welfare, sussidiarietà, dove sta? A chi dobbiamo rivolgersi per queste cose? I cittadini possono fare, l'ha detto prima, chiunque può presentare questo per forza, tutti possono protestare, possono chiedere, no? Allora il ruolo dell'amministratore qual è? Non è prendere decisioni, democrazia è responsabilità, è la responsabilità delle decisioni. E qualche volta l'avete detto moltissime volte voi, sbagliando malamente sull'argomento, è prendere sette di coraggiose. Allora, quando ci sono sette, prendere sette coraggiose su un argomento sbagliato o su una posizione sbagliata, le prendete a spada tratta. Quando c'è da prendere una decisione coraggiosa su un dato di fatto obiettivo, che non deve restare alla polemica e alla lotta fra poveri, non ci siete. Io vi invito voi a riflettere. Qui non ci stiamo parlando di chiuderci, qui ci stiamo parlando di rispettare i cittadini, rispettare la forza lavoro dell'ospedale di Montemezzo, rispettare la professionalità, le capacità, come sono da rispettare le professionalità, le capacità tipiche dell'ospedale di Gemona. E se Gemona avrà una battaglia per qualche cosa che può essere legata alle sue specificità, perché non Montemezzo dovrà? O noi andremo a fare la battaglia a Gemona? Siete di questa idea che andare a fare la poi alla battaglia a Gemona? Quindi i cittadini vanno indirizzati, vanno informati correttamente, ma con le armi della democrazia e della giustizia. Se non si usano queste due armi, e non dell'ipocrisia e dell'acquisizione o perdita di voti, non è così che si amministra. Abbiamo esempi tragici, tragici in Italia di come si viene gestita la politica in questo modo, e siamo diventati a zimbello in tutto il mondo. Ma scherziamo, dobbiamo anche qui introdurre un sistema del genere, fare battaglie da poveri, ma pensate in positivo, ma guardate in positivo le cose, non guardatele sempre in conflittualità, in polemiche, in battaglie. Signori miei, io vi ho fatto sempre proposte che vanno a migliorare questa città, non sicuro le vostre. Avete dato dimostrazione che sopra i capelli di essere contro la carne e contro Montemezzo. Sto rispondendo alle vostre insulti. Sto rispondendo alle vostre insulti. Io non ho insultato nessuno. E questo è poi importante, sempre la polemica, e non esiste, non deve esistere. Non ho mai creato delle polemiche ad uso e consumo mio. E insisto. Forse è inutile cercare di ragionare.